Tentacoli dell'Andrangheta sul veneziano, in manette 19 persone, sequestrati centinaia di chili di cocaina, gestivano traffico internazionale. Parla la psicoterapeuta Vera Slepoi, il professore di San Donà ha sbagliato, doveva spiegare prima i motivi della sua scelta alla classe. Il tram si ferma dalle 7:30 fino alle 11, mattinata di disagi per i passeggeri e ora c'è chi propone lo sciopero dell'abbonamento. Molti veneziani pronti alla partenza per il ponte dell'Immacolata, i viaggi favoriti dal calo del prezzo dei carburanti. Le previsioni meteo per questo weekend lungo, vortice di alta pressione sul nostro paese, bel tempo, unica pecca, mancherà la neve. Sicurezza, a Venezia annullate tutte le processioni organizzate in città in occasione dell'apertura del Giubileo. Matteo Salvini annuncia in un ipotetico mio governo lo scrittore Mauro Corona sarebbe un ministro. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Venezia Mestre, puntuali come sempre in onda in diretta per darvi tutte le ultime notizie di questa giornata, venerdì 4 dicembre. Iniziamo con la cronaca, avete sentito i tentacoli dell'Andrangheta sul veneziano, la Guardia di Finanza ha smantellato un'organizzazione criminale che aveva collegamenti con delle cosche calabresi che smerciava cocaina. Quintali di cocaina sequestrati in un magazzino di Meolo. Dopo anni di indagini monitorando alcuni calabresi residenti nel veneziano, la Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha smantellato un'articolata compagine criminale di matrice ndranghetista che operava nel veneziano con collegamenti in Lombardia. 9 le persone arrestate. Una cellula appartenente alla locale di Africo dell'Andrangheta, instanziata qui in provincia di Venezia da diversi anni e che da qui provvedeva a ricevere e a trasferire nel Veneto e in Lombardia ingentissimi quantitativi di cocaina. Oltre 150 tra uomini e donne, finanzieri impegnati nella vasta operazione in cui i trafficanti vengono colti in flagrante, come si vede nelle immagini, mentre scaricano la droga, nascosta dentro frutta in plastica all'interno di un container. Tutto arrivava al porto di Venezia. Della cocaina che proveniva dal Costa Rica e con un passaggio dalla Spagna arrivava al porto di Livorno per poi essere sdoganata al porto di Venezia, dove vi era un locale monitorato da alcuni mesi, forse da 2 anni, dalla Guardia di Finanza. Ci sono stati tutta una serie di consegne ritardate perché l'obiettivo era quello di non colpire gli anelli più deboli della catena, ma di cercare di risalire agli organizzatori. E così è stato. Oltre 400 chili in pochi mesi. Tra i 9 arrestati, il 52enne Attilio Violi, residente a Marcone, ritenuto dagli investigatori un elemento di spicco dell'organizzazione legato all'Andrangheta. Al suo attivo numerosi precedenti, tra cui uno per tentato omicidio, associazione di tipo mafioso, estorsione e detenzione abusiva di armi. Avvalendosi di un'impresa operante in provincia di Venezia, introduceva ingenti quantitativi di cocaina in Italia. Soggetti che hanno vissuto, diciamo, nell'ombra senza farsi notare per tanti anni, ma che avevano a disposizione ingenti somme di denaro. Abbiamo monitorato passaggi di denaro in contanti anche per oltre 100.000 euro. Tra gli arrestati anche 2 albanesi, tra cui il titolare di un ristorante a Venezia. Questa è la cronaca con una notizia sicuramente preoccupante. Voltiamo pagina. Andiamo a San Donà, continua a far discutere questa vicenda del professore che si è presentato in classe vestito da donna perché insomma ha deciso che quella è la sua natura e ha deciso di presentarsi a scuola improvvisamente così. Parla la psicoterapeuta famosa in tutta Italia, non solo, Vera Slepoi, e dice ha sbagliato completamente le modalità, mancando di rispetto ai suoi studenti. Trovo che è un'arroganza grave che si fa sui più deboli, che sono gli adolescenti, che sono i bambini. Ma cioè, se tu hai fatto una scelta, ma è un tuo problema personale.
Questa è l'opinione di Vera Slepoi, psicoterapeuta di fama internazionale. Il gesto dell'insegnante di San Donà è sbagliato. È stata una scelta arrogante nelle modalità. Ha mancato di rispetto verso i propri studenti e gli altri professori. Secondo la Slepoi, avrebbe dovuto spiegare prima le ragioni della sua decisione. Nessuno impedisce che l'insegnante arrivi con i tacchi, ma perlomeno abbi il buon senso di rispettare il tuo ruolo e i tuoi alunni, dove magari prima di andare a fare questa trasformazione dici: cari ragazzi, esatto, ho fatto una scelta, ho preso delle decisioni, ho dato valore a questa parte di me, sappiate comunque che siamo persone, il mio essere insegnante, anche se da uomo o da donna, non modificherà nulla e sappiate che il giorno tot vi vedrete almeno in un'altra... Basta! Sì. Per la dottoressa Slepoi in queste scelte c'è sempre una parte di esibizionismo. Il professore dello Scarpa Mattei ha voluto attirare l'attenzione. Poi questo cosa succede? Che dà valore alla stampa, dà valore. Allora mi chiedo, ma è fatto ad hoc? A volte c'è questo sospetto. È fatto, no? Voi che fate un lavoro complesso, siete soggetti anche delle volte ad avere situazioni che nascono e servono proprio per creare un interesse mediatico. No? Andiamo a vedere il nostro Tigilina aperta di questa settimana. Parliamo proprio del caso di San Donà. Prof in classe, da oggi sono una donna. Dite la vostra, sms al 340 32 18 770, oppure una mail a venezia@reteveneta.it. Adesso parliamo del ponte dell'Immacolata, il calo del prezzo dei carburanti favorirà le partenze, quindi in queste ore tanti veneziani stanno facendo le valigie. Il 40% dei veneziani andrà via qualche giorno per il ponte dell'Immacolata, un dato in crescita del 7% rispetto allo scorso anno. Quest'anno complice anche il fatto che la festa capita di martedì, c'è un ponte molto allettante, c'è una grande voglia di rimanere in Italia, rispetto all'anno scorso le persone che hanno deciso di rimanere nel nostro paese sono del 7%, mentre per coloro che hanno deciso di andare oltre confine c'è un crollo verso le mete di Parigi e Londra per effetto appunto degli ultimi fatti di cronaca. Poi da riscontrare come l'auto rimane il mezzo più utilizzato e le soluzioni più economiche sono quelle maggiormente ricercate. E proprio per chi prenderà l'auto ci sono delle buone notizie. Il crollo del costo del petrolio infatti ha portato a una riduzione di prezzo di benzina e gasolio. Un pieno da 50 litri di verde infatti costa in media 71 euro contro i 78 del 2014 e gli 87,50 del 2013. Abbiamo riscontrato come rispetto al 2013 il pieno costa circa il 20% in meno e del 9,8% rispetto all'anno scorso. Certamente un dato che può dare una buona notizia per coloro che decidono di muoversi, ma che secondo noi resta ancora elevato rispetto a quello che è il prezzo al barile, che invece è diminuito del 16%. Le previsioni del tempo per questo weekend lungo, l'unica pecca è che mancherà la neve per gli amanti della montagna. Permane come da diversi giorni ancora un'area di alte pressioni che protegge un po' tutto il nord Italia, impedisce da una parte il passaggio di sistemi perturbati, però impedisce anche le precipitazioni e quindi le nevicate che ora sono attese sui rilievi. Inoltre c'è un calma di vento, quindi questa cappa anticiclonica che favorisce anche il ristagno della massa d'aria e con essa tutto il materiale inquinante che produciamo, quindi dove lo produciamo resta e i parametri aumentano di giorno in giorno. Quindi abbiamo detto su Venezia, sul veneziano, per domani non ci sono fenomeni, però il cielo permane coperto da nubi stratificate, da una velatura. Poi potrebbe nelle ore centrali esserci qualche schiarita. Poi domenica stesso discorso, inizialmente cielo coperto per nubi stratificate ma senza fenomeni e nelle ore più calde dovremo avere una pausa un po' più lunga rispetto a sabato di cielo sereno, insomma vedremo il sole. Questa situazione poi andrà avanti, si parla 18-19, quindi parecchi giorni prima di vedere un cambiamento e quindi delle precipitazioni, ma questo è da confermare. I venti sono deboli di direzione variabile, le temperature 7-8 gradi le minime, 9-10-11 gradi le massime, l'alta adriatica è previsto quasi calmo, poco mosso. La cronaca, di nuovo c'è stato un incidente mortale poco fa alle 18:30 in via Martiri della Libertà.
Scontro tra un'auto e una moto. Nell'incidente all'altezza del deposito della CTV è rimasto ucciso il centauro, che è stato sbalzato violentemente a terra nell'impatto. Inutili tentativi di rianimarlo da parte del personale del SUEM, che si è precipitato sul posto. Immediate le ripercussioni sul traffico di fine giornata con lunghe code. Ripetiamolo, c'è stato un incidente mortale in via Martiri della Libertà. Disagi anche questa mattina per l'ennesimo stop del tram. Mattinata da dimenticare per i pendolari che usano il tram alle prese con l'ennesimo problematico di servizio. Un guasto di natura elettrica in corrispondenza di una sottostazione, come ufficializzato dall'azienda, ha messo KO il siluro rosso. Tram fermo a partire dalle 7:30. I passeggeri sono stati fatti scendere in attesa degli autobus sostitutivi. In molti sui social si sarebbero lamentati di aver aspettato più di 20 minuti i mezzi alternativi. Subito i tecnici si sono messi al lavoro per riportare la situazione alla normalità. Verso le 9:15 il mezzo è ripartito a Marghera, mentre la linea T1 tra Venezia e Favaro è tornata a funzionare poco più di un'ora dopo. All'origine delle difficoltà ci sarebbero delle interruzioni di corrente operate dall'Enel nel corso della notte. In mattinata all'attivazione del servizio, la sottostazione numero 3 è andata in tilt, poi il problema si è diffuso anche al resto della rete. Ora c'è chi propone uno sciopero dell'abbonamento contro gli stop continui del tram. E probabilmente avrebbero anche ragione, perché insomma i disservizi sono all'ordine del giorno. Una notizia di cronaca: è partito per Berlino, ma di lui non si hanno più notizie. Sando Natese è scomparso nel nulla. Si tratta di un 34enne, si chiama Patrick Henry Stampetta. Doveva raggiungere il fratello, che sta proprio a Berlino da alcuni anni, ma dal momento in cui è salito sul pullman il 28 novembre scorso, di lui non si hanno più notizie. L'appello della famiglia per rintracciare questo giovane. E adesso altre notizie di cronaca dalla città e la provincia. Venezia. Dopo un'attività di indagine in centro storico, la polizia ha sequestrato oltre 42 grammi di droga. Con indizi schiaccianti sono risaliti a una 46enne veneziana che forniva supporto ai pusher della zona, oltre che spacciare abitualmente in laguna. Dopo averla pedinata è stato trovato il covo della banda, in zona Castello. Si nascondeva un 46enne algerino, pregiudicato e clandestino, gravato dal divieto di ritorno nel comune di Venezia. C'erano anche varie dosi di hashish. Entrambi sono stati denunciati, ma le indagini continuano per trovare ulteriori complici. Spinea. Scene da Far West sotto gli occhi dei passanti. In piazza Rosselli un albanese avrebbe minacciato di morte un ragazzo brandendo una balestra. Secondo il racconto di quest'ultimo, tutto è iniziato davanti al supermercato, quando, indispettito per una macchina che ostruiva il passaggio, è andato a cercare all'interno il proprietario. L'albanese l'avrebbe strattonato e il giovane gli avrebbe dato una testata. Di lì le minacce di morte con la balestra davanti a tutti, nel supermercato. Qualcuno ha chiamato i carabinieri, ma quando sono arrivati l'aggressore se n'era andato. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza. Venezia. Era prevista la processione solenne dalla chiesa di San Salvatore alla Basilica di San Marco per l'apertura della Porta Santa della Misericordia, ma per motivi di sicurezza rischia di saltare. I sacerdoti lo ripetono più volte durante le messe. Pellegrinaggi e processione sono caldamente sconsigliati. La conferma è arrivata anche dall'arciprete della Basilica, Monsignor Camillotto. La decisione sarebbe giunta autonomamente dalla Curia, senza che la Questura abbia richiesto alcuna sospensione. La politica adesso, con la proposta a sorpresa di Matteo Salvini, leader del carroccio della Lega Nord: quando sarò premier ti farò ministro dell'agricoltura e della montagna del mio governo. Il leader appunto del carroccio Salvini ha candidato lo scrittore Mauro Corona a un ruolo di governo. Il siparietto è andato in scena nel pomeriggio della giornata di ieri a Bolzano, dove il segretario del carroccio ha incrociato per caso in piazza il celebre alpinista narratore. Quindi Corona ha già un posto nel ipotetico e futuro. Diciamo che in questo momento è lontana l'ipotesi, però insomma è simpatica, affascinante, nel governo di Matteo Salvini. Ripetiamolo, il ruolo è quello di ministro dell'agricoltura e della montagna. E a proposito di agricoltura, rimaniamo in tema, perché parliamo proprio della nostra rubrica settimanale. Sentiamo allora di cosa si parlerà questo weekend. Sì, buonasera a tutti.
Vedete qui davanti a me tantissimo gelato. Ci troviamo alla mega mostra internazionale del gelato a Longarone, in provincia di Belluno, con me il presidente di Longarone Fiere, Giorgio Balzaneco. Una bella mostra questa che si è appena conclusa. Siamo felici, un bel risultato, un grande impegno, speriamo e siamo convinti anche che le aziende siano contente del loro risultato, perché hanno dedicato molto impegno loro, molto impegno noi, tutti hanno collaborato. Le caratteristiche di questa fiera? Le caratteristiche, evidenziare la qualità del gelato artigianale e la peculiarità, quella di essere una fiera ancora familiare. Cioè, però dove sempre più internazionale. Familiare, però i valori delle persone sono molto importanti e anche nell'essere internazionali non bisogna mai dimenticarsi del valore della persona. Come si spiega tantissimi visitatori quest'anno, quasi 30.000? Ma si spiega perché il gelato comunque è un alimento importante che viene consumato volentieri da famiglie, ha ancora dei costi tutto sommato contenuti, e quindi io ritengo che per una famiglia, per i bambini, mangiare il gelato abbia ancora una grandissima valenza. Vi parleremo quindi di mele vente, un piccolo bilancio della stagione con le quotazioni e la quantità che è stata raccolta. Poi con le CIE di Venezia andremo a visitare alcuni momenti salienti dell'agricoltura nel territorio veneziano e poi tante notizie. Appuntamento a domani e domenica con Agricoltura Veneta. Andiamo a vedere i livelli di marea per quanto riguarda la giornata di domani. Massima alle 6.45 di 45 centimetri, nessun problema, marea assolutamente normale. Sempre la grande attualità sotto la lente d'ingrandimento di Focus, il nostro talk show dalle 21.05 in studio con il direttore Luigi Bacialli. Ci saranno Elisabetta Gardini, Leonardo Padrin, Federico Dinca, Roberto Casson, Antonio Bressa, Ivan Palasgo, Stefano Marrone e Francesco Gostoli. Aspettiamo come sempre i vostri sms da casa. È tutto per quanto riguarda questa edizione di TG Venezia Maestri. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro una buona serata. Ci vediamo presto. We'll be right back.